Laura Girotto, lei è una posturologa e ci farà un mini tutorial su come si sta seduti in genere. Ciao, benvenuta Laura ai nostri microfoni. Grazie, eccoci qui. Allora, quindi il primo tutorial lo facciamo immediatamente perché abbiamo già corretto i ragazzi della redazione. Ok, quindi serve anche la correzione a me, vai. Semplicemente basta spostare il bacino in avanti e spostiamo immediatamente la colonna nella sua posizione ideale. È molto semplice, vedi, hai già un atteggiamento regale, molto bene, è molto più corretto. Ok, facciamo un'intervista a Laura Girotto, la posturologa. Sì. Allora, adesso andiamo a parlare un po' più nel tecnico, nel dettaglio, in modo che i nostri ascoltatori possano, e anch'io, possiamo imparare un po' di cose nuove. Ad esempio, che cos'è la tecnica Yamuna Body Rolling? Yamuna Body Rolling è una tecnica molto interessante per il benessere del corpo. È un lavoro che si fa in carico su dei palloni di diversa densità e possiamo lavorare tutto il corpo, dalla testa ai piedi, perché veramente lavoriamo tutti i muscoli del corpo riportandoli in equilibrio. E diciamo che tutto il corpo ha bisogno di essere lavorato, comprese le mani, compresi i piedi e compreso il viso. È un lavoro assolutamente nuovo, perché diciamo che va a lavorare come un terapista e quindi va a detendere le catene muscolari del corpo, ridando spazio alle articolazioni, creando benessere e togliendo il dolore. Meglio di così, sì. Presenta, cioè basta. Ciao Laura, grazie per questo consiglio. Allora, abbiamo detto che cos'è, ma in che modo incide nel benessere delle persone? Diciamo che chiunque di noi è sottoposto a stress, a traumi, alla vita, a quello che la vita ci porta. E quindi abbiamo necessità tutti di migliorare la nostra muscolatura, che tende a irrigidirsi nel tempo, e a riportarla in equilibrio. Riportarla in equilibrio vuol dire riportarla, togliere quella rigidità che la vita ci regala tutti i giorni. Esatto, dato che siamo sempre tutti stressati, andiamo sempre tutti per uno, vogliamo dire dove è praticato. Questa è la cosa particolare, che non si deve praticare per forza in una palestra, ma si può imparare, perché è una tecnica sofisticata e semplice nello stesso tempo, che si può imparare in uno studio a Roma, all'EUR, e poi si può tranquillamente fare in qualsiasi posto uno possa essere, quindi può essere al lavoro, possono essere 10 minuti, i 10 minuti migliori della giornata per riportare la schiena in equilibrio e con una sensazione di benessere e di energia assolutamente interessante. Ci vorrebbe un cartello o la sveglia sul telefono con scritto ricordati di mettere dritta la schiena, ricordatelo. Di tenerla morbida e in una posizione corretta. Sempre morbidezza, sempre flessibilità. Sì, sono troppo rigidità, sì. Insomma, veramente dai, troppo tono. Allora, parliamo un attimo di hot yoga, che per me sono tutte cose nuove, quindi interessanti sicuramente anche per i nostri ascoltatori. Che cos'è l'hot yoga? Inserito sempre nel concetto di benessere, della ricerca del benessere, che è, diciamo, la migliore ricerca che una persona possa fare, perché parte tutto da lì. Quindi l'hot yoga è un yoga che si fa in una sala riscaldata. In questo caso parliamo del First Grace, che è un nuovo stile londinese che noi importiamo per la prima volta in Italia, e anzi apriremo all'EUR, il primo centro in Europa. È nato da poco, ma è in ascesa, perché è un'evoluzione di uno yoga già molto conosciuto, che è il Bikram Yoga, lo yoga più praticato nel mondo. Ed è interessante perché si lavora in una sala riscaldata, dove il corpo è diciamo messo in una condizione tale da lavorare già in uno stato di riscaldamento, quindi non si rischiano infortuni, si favorisce tutto quello che lo yoga porta, la profondità del lavoro che lo yoga porta e i benefici. Aiuta anche a rilassare, porta. Poi. Assolutamente. E poi sono delle classi particolari di yoga, perché sono 5 classi particolari, quindi è un'evoluzione dello yoga per questo motivo, perché sono delle classi che prevedono delle sequenze diverse e un modo nuovo anche di fare yoga, perché diciamo si può modificare, cambiare la classe nel corso della settimana e lavorare in modo diverso il corpo, ottenendo un risultato oltre alla conosciuta profondità del lavoro yoga, quindi di questa sinergia nell'allenamento e nel miglioramento mente-corpo, anche un allenamento fisico non indifferente, molto interessante. Ok,
Ok, parliamo anche di un altro centro che verrà, ci sarà a breve, giusto? Sì. Che è il Benessere Agape. Si dice Agape o Agape? Benessere Agape. Agape, sì. Era giusto così. Che è un centro con in realtà diversi professionisti, ossia? Sì. Sono diversi professionisti con un comune denominatore, che è quello della ricerca del benessere e della salute, con diverse metodiche, e che avrà presto un suo centro a Roma, all'EUR, e sarà in apertura. Benissimo, cara Laura, diciamo ai nostri ascoltatori dove possono trovarti o chiamarti, contattarti, insomma, per sapere un po' di più su tutte queste informazioni che hai dato, magari iniziare anche a praticare questo, per stare bene, questo tipo di yoga o le altre attività che abbiamo comunque citato. Allora, potete trovarci nella pagina Facebook e nel sito di Benessere Agape e nella pagina Facebook di Fierce Grace Hot Yoga Roma. Che accento, ragazzi, ha dato una pista, ma meglio che l'ha detto lei. Allora, cara Laura, io ti ringrazio per essere stata qui ai nostri microfoni. Grazie mille. In bocca al lupo per tutto. Davvero.